Buongiorno cari, buongiorno, oggi è lunedì, la Roma ha vinto, ha surclassato la Lazio 3-0, chi ce la faceva? Io ho i fi mia che stanno a pezzi, si sono buttati malati oggi, capito? Dice mo vado a scuola, mi fanno nero, mannaggia la miseria, oh. Io gli avevo detto prima della partita, guarda che non me la sento bene per voi oggi. Manca iniziata. Comunque io non so parlare qua, non so a parlare di calcio oggi, ragazzi, perché dai, se fatto e mette questo click lì sul dito, vabbè, va, lascia perdere, va. Comunque sentivo per radio che adesso leveranno anche Green Pass. Noi parliamo di maggio, leveranno l'obbligo delle mascherine, capito? Ma va, spiego io la questione. Loro c'hanno tipo Moderna, ste case farmaceutiche, capito? C'hanno la quarta dose nel cassetto e stanno arrischiate da san fascia. Allora dice, oh, lo sai che famo? Tanto questi sono stupidi, si riammucchiano tutti. A quarta dose, sono belli sordini, cari ragazzi, cari amici. Noi stiamo a parlare di qualche miliardo d'euro, cioè non è, capito? Metti che tutta la nazione se deve vaccinare, insomma, più di una. Poi scoppia da una parte, diffonde dall'altra, si sa come va a finire queste pandemie, no? E le case farmaceutiche devono aspettare un altro po' di tempo per mettere un altro virus in giro, capito? Però, dicevo, sfruttiamo questo che è bello cicciotto, è bello incazzato, è pieno di varianti, capito? E allora sta spingendo sul nostro presidente del consiglio, perché io penso tutto da là viene, dai nostri politici. Qui è tutto magna magna, come diceva con gatto in tangenziale. Perciò, ragazzi, scusate i capelli, c'era un fondo nel magazzino in offerta, vedi? Te fidate ai cinesi, mi hanno detto che era lui, che quest'anno andava così, ma mi sembrano i peli della schiena del Palletta. Che guarda che c'ho in testa, altro che ascelle di Massimiliano, tiè. Vabbè, non ve so, voglio raffrissare con sta brutta visione, eppure mi chiamavano belli i capelli, mannaggia. Capito, ragazzi? Oh, attenti, che a maggio-giugno levano tutte queste mascherine, levano il Green Pass, dai, noi poi, capito, siamo proprio molto furbi, e invece non mi devo fare, se no qua a settembre se devo ripuncire a tutti, ragazzi, a quarta dose poi ce la mettono in obbligo, capito, e che gli frega, dicevo, è a gratis, ma quella a gratis? Ma qua la gratis, ce la fanno pagare, ce la fanno pagare, certo, qua col gasolio, non mi dico che va, io non so volgare, voi lo sapete, sono una personcina tanto a modo, prima di dire una parolaccia ce devo pensare sotto minaccia, lasciate per... Questa, vedi? Perciò ragazzi, non ci caschiamo. Io la mascherina, vabbè, farà caldo, ma la tengo lo stesso, magari non te vuoi mettere la mascherina, sai, non te bacia, se vedi un amico, capito? La lingua lasciata in bocca, capito? Non la fasci, capito? Per illustrazione, come è lucerto, capito? E lascia la lingua in bocca, fai al serio, non fai al sembramenti, poi non te lo devo dire, no? Se no questi, sta quarta dose, ha capito? Pfizer che dice, oh, io ho la quarta dose che è proprio buona, è una bella annata, quest'anno è meglio della terza. Non ve fate per culà, perché poi la quinta sarà meglio della quarta e la sesta meglio della quinta. Oh, c'avevo un braccio che ti rassegno, oh. E che cazzo? Non ci cascate, non ve levate la mascherina, oppure se fa caldo un po' di distanziamento, cercate di ammalarvi, da ammalarci, capito? Vabbè. Se segna, che ne so, a Lazio, non va a mucchiare, vabbè,
oppure la Lazio, oppure se segna l'Inter non va a mucchiate che sacca, va, lascia perdere, va. Ok ragazzi, o io faccio così, spingo e faccio stop, eh? Va bene, mi raccomando, lì che se te scivola, tanto non te vendo niente. Non è che te venda la quarta dose, io non te vendo un cazzo, manco il tampone te vendo, va bene caro? Fai clic lì, tanto il dito non to. Non, l'unghia non te la scheggi perché è tutto digitale, capito? A meno che non sciai, che ne so. Tranquillo, vai.